Salve amiche, oggi vi propongo una crostata fresca e golosa. La crostata con mascarpone e marmellata di albicocca. Vediamo come procedere. Per la frolla sono 300 g di farina, 100 g di zucchero semolato, 120 g di burro, una bustina di vanillina e buccia di un limone. Questo qua è verde perché qua in Sicilia li chiamano verdelli. Io non li avevo mai visti così piccolini e verdi, però mi dicono che la buccia è molto dolce. Io mi fido del mio amico che me li ha regalati. E due uova. Ringrazio anche la mia amica che mi ha dato le uova fresche di gallina. Nella farina ho aggiunto un pizzico di sale e la vanillina. Aggiungo le due uova. Aggiungo il zucchero, ecco qua, il burro morbido e la buccia del limone. Mamma mia, è vero che profuma sto limone, mamma mia, profumatissimo. Ora che abbiamo messo tutti gli ingredienti, con le manine incominciamo a lavorare. Ecco qua, una volta ottenuta la nostra frolla, la mettiamo in pellicola trasparente e la mettiamo a riposare mezz'ora in frigo. Ecco qua, bella morbida, profumatissima. Ora la conserviamo in frigo. Per il ripieno sono 60 g di mascarpone e aggiungiamo 60 g di zucchero a velo. Lavoriamo il tutto con una forchetta. Ora che il mascarpone è diventato una crema liscia e omogenea, mettiamo da parte i 250 g di marmellata all'albicocca. Voi come mettete la vostra marmellata preferita? Qual è il vostro gusto preferito? Quella mettete. Infarino un po' il piano da lavoro, teglia a 20 cm, riprendo la mia pasta frolla morbidissima, tolgo un pezzo per fare le strisce. E il resto faccio la pasta frolla. Per stendere la mia pasta frolla non c'è bisogno di mattarello, lavoratela con le mani. Ecco qua. Amiche, ed ecco la frolla stesa. Adesso per prima cosa aggiungiamo il mascarpone. Dopo aver steso per bene il mascarpone, aggiungiamo anche la marmellata. Stendiamo tutta la marmellata sulla superficie del mascarpone. Ecco qua, ho steso anche la marmellata. Adesso facciamo le striscioline. Infariniamo sempre un po' la superficie e ora tagliamo 6 striscioline. Amiche, le striscioline cerchiamo di metterle quanto più lineare possibile. Ecco qua, amiche, cerchiamo di farla quanto più carina possibile. Ora la inforniamo in forno statico 40 minuti a 150 gradi. I forni e le cotture, lo sapete, variano. Fate attenzione a non bruciarla. Ed ecco come si presenta la nostra crostata. L'aspetto è bellissimo. Ora vediamo al suo interno. Lo sapete, vi faccio sempre vedere tutto io. Ed ecco come si presenta la nostra crostata. Ecco qua. Ora ne tagliamo una bella fettona e vediamo com'è al suo interno. Buonissima. E qua su interno, ed ecco come si presenta la fetta. Ora arriva la parte più gratificante. Bisogna assaggiarla.